È enorme. Spero, però fammi mettere il muto perché sennò mi danno il copyright e non va bene. Non si mette. Metti il muto! Ok. Scusate i miei capelli ad ananas, a grananas, però non si sistemano perché quando mi sveglio è così. Un ferro lo stivo! Mi affetto nelle gaffe, fate le scale tre volte per giù, 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 giù. Cioè, mo ditemi se quello non è casting couch. Comunque bene ragazzi, bentornati in questo nuovo video! Oggi sono con un video delle 7:30 un po' speciale perché in realtà è l'1:30 e devo caricare il video, sti capelli e mezzo. Devo caricare il video entro breve, quindi la scelta era FIFA o questo. Ho preferito questo perché FIFA io l'ho cominciato di da casa, solo che mi sono scordato di fare il video, non potevo. Quindi ho deciso di fare questa, questo vlog qui in questa mia nuova casa. Non è vero che non è una nuova casa, però sto in vacanza e quando io vado in vacanza mi vizio e mi stravizio, quindi prendo sempre case molto belle perché secondo me, allora mo, la gente non capisce, però secondo me l'hotel o la casa fanno parte del viaggio, quindi se l'hotel e la casa fanno cacare il viaggio non è così bello. Quindi ho trovato questa casetta dove sto, mi direte voi, non me lo dico. A parte che forse qualcuno l'ha capito perché Nelson ha messo una foto, però scialla. Vabbè, comunque sto a Bologna per così, per trovare amici, per trovare Nelson, tonno ticca che io non ho visto perché ieri purtroppo non c'era, poi altri amici che ho qui. Raga, oddio, ma la mia felpa è dello stesso colore. Guarda, mimetizzato sto braccio, mimetizzato un botto. Aspetta, LOL! Cioè, è divano, letto, coperta. Raga, mi sento male. Quante possibilità c'erano che succedesse questa cosa? Comunque, signori, oggi voglio parlarvi di un caso in realtà. Come se facessi un... Mi sono denudato intanto. Come se facessi un dread breakfast senza breakfast. Quindi è solo dread questa cosa. Ieri è uscito il video di Skate, che doveva uscire l'uno in realtà. Però l'ho fatto ieri perché non ho fatto in tempo a sistemare tanti video per questa settimana. E quindi anche se alla fine di quel video ho detto che era l'ultimo, in realtà non è assolutamente l'ultimo. Perché oggi sono uscite le corse e questo. Domani esce un video speciale e il rotto di video qua se riesco. Poi l'uno dovrebbe uscire in seguito, quindi mi sto organizzando un po' bene così. Sono felice perché il canale sta andando bene sti giorni. Comunque, oggi, come ho detto, sono uscite le corse. Anche quelle dovevano uscire l'uno, però non sono mai uscite l'uno, raga, perché sono un coglione, fratello. E quindi sono uscite oggi e avete quindi le corse. Poi ho visto il video degli aerei, mi è piaciuto un botto, quindi farò il video del Vitiatico. Quindi farò il video Gesù contro tutti. Comunque sta cosa del guida al giorno, raga, un rullino di marcia incredibile per G-Dread. Sono contento che vi piaccia, anzi scrivetemi sotto nei commenti se vi sta piacendo questa idea di fare il video al giorno. Ho visto che l'avevo scritto su Facebook e la gente si preoccupa per me. Cioè, nel senso, Letizia mi ha scritto: eh sì, però poi non hai più tempo per te. Ma lo saprò io come organizzarmi il mio tempo. No, comunque vabbè. E a parte questo, comunque sotto fatemi anche delle domande perché voglio fare il FAQ. E dato che mi stanno piacendo i video con Alexandra, pensavo di farlo con lei, dato che sarebbe carino farlo con un'altra persona. Magari fatemi una domanda a cui dobbiamo rispondere sia io che Alexandra. Comunque signori, so che non aspettavate altro, quindi io vi faccio vedere il tour della casa. Mi metto bene i pantaloni perché sennò è un problema. Vi faccio fare il tour incredibile della casa. Quindi 3, 2, 1, inizia. Comunque, come vedete, questa è la camera da letto. Ci sono degli specchi abbastanza inquietanti. Qui non ho assolutamente dormito qui, infatti il letto è fatto bene. Quello è casting couch. Casting couch, sì, chi vuole partecipare a casting couch? Poi in camera, tu giri qua, c'è il bagno. A parte questa finestra, raga, che la apri. Questa non si può aprire. Mannaggia, perché c'era... Cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa? Un carcere, non lo so. E poi, madonna che botta, c'è la toccia. Poi qui sono le scale, come avete visto nell'intro, io sto a mucchiarmi. Io le odio queste scale perché... scricchiano. Poi da qua io lì c'è la sala, però voglio far vedere il bagno. Tararara. C'è una maschera massaggia che non ho ancora usato, stasera la uso. Quella è una tazza del cesso che è malefica, guardate il suo ghigno malefico. Poi c'è dal bagno, richiudi e qua c'è la sala. Non fate caso al mio disordine incredibile perché raga è... ma non è disordinato, dai. Poi c'è sta sto frigorifero figo, no? Cioè questo coso fa ghiaccio, però non so buono usarlo, raga, me lo dite come si fa, perché qua c'è un buco. Cioè solitamente nei buchi io non infilo l'acqua, però penso che lì bisogna metterci l'acqua. Cioè qua tecnicamente dovrebbe uscire. Portacci tua. Mi sono fatto un gavettone. Sono un coglione, sì. Aspetta, fammi asciugare, che sennò sei cazzo. Dove sto a cascare l'acqua? Mi sento male. Ma dove l'ha piata l'acqua poi, scusa? Vedete come si fa a far ghiaccio? Ah, c'è scritto ice off, ice type, cubed. Aspetta, quindi mo esce il ghiaccio. Oppure gli devo da tempo di fasse. Raga, non so come funziona. Datemi un bicchiere, dove cazzo sono i bicchieri in questa casa? Ma come cazzo si apre? Ah, ghiaccio! Il fottuto ghiaccio! Sì, funziona! Affanculo! Dove vai, io? Ho rotto la casa. Mazza quanto è ghiaccio. Oh, basta far ghiaccio, è rotto. È ghiaccio, è rotto. Era cascato, eccolo. Credevi di scappare. Ma no, ma non è un pezzo di ghiaccio. Ma che cazzo, vabbè.
Ma perché l'ho messo là? Vabbè, comunque, questa qua è la sala. Ecco il ghiaccio, va. Fangula mamma. Questa è la sala, come vedete. Io ho dormito qui. Lo sapete che ho dormito qui? Perché su questa TV c'è il cazzo di Netflix. Cioè, questa è YouTube. Questa canzone non so cosa sia. Cioè, mi stava a sentire di Cina e sono arrivato su sia Elastic Heart, Firci alle buff. Non so chi cazzo. Comunque, ho dormito qua perché non mandava da una tesoro, raga. Vaffanculo. Ah, poi la cosa figa è questa, che praticamente. Cioè, questo che è l'ingresso, no? Non è un ingresso normale. Ma è. Cioè, voi fate così, no? Guardate le tente. Dendi. Cliccate qua e si fa. Succede questa cosa. Vabbè, si apre tutto, ma non lo apre tutto perché è inutile. Poi qua aprite. C'è il mondo. Stamattina mi hanno suonato alle 6.40. Non so che cazzo era, io non uscivo per spaccare la faccia. Che cazzo, perché sei incazzato, fratello? Ah, gli sta di chiaramente. Dammi il culo! Me devi dar culo! E lui fa, non te do il culo, te do la schiena. Lui, no! Vuole per culo! Vuole per culo! Non credo che sia stato quello comunque il dialogo. E qui c'è la cuccetta per la mia bimba. Che non ve l'ho detto, ma io ho un figlio. Ho una figlia, scusate, come vedete. Ed è roventa, per chi non si accontenta. Ora torniamo su e cerchiamo di non ucciderci. Poi c'è qualcosa bellissimo che sono le torri di Bologna. A me Bologna piace, sono una città molto bella. L'inquadratura non sarà mai come prima, però sì. Comunque, ragazzi, spero che questo video sciallo vi sia piaciuto. Era un video semplicemente per farvi vedere che sono vivo. E sto cercando di portarvi video anche se sono in vacanza. Sto passando Pasquetta qua. Poi domani torno a casa. E il 31 dovrei salire a Milano per fare dei lavori che poi vedrete. Comunque, ci sono state tante persone che mi hanno detto: ma perché hai cancellato il video, quello in cui imitavi gli youtubers? Perché quel video era in esclusiva su Blastim e io non l'avevo capito. Quindi se volete rivederlo vi lascio il link sotto di Blastim, così potete andare a vederlo. Anche perché fra un paio di settimane penso che metterò un altro video su Blastim. E quando metterò quello nuovo caricherò quello vecchio su YouTube. Quindi lo vedrete fra un paio di settimane qui sul mio canale. Comunque, noi sentiamo la prossima, che sarà domani, con un video specialissimo, un'anteprima fantastica di un gioco che uscirà a breve, e il rotto di comando domani sera, se riesco a editarlo questa sera, se non sono troppo ubriaco. Ci sentiamo alla prossima, lasciate un like, un commento, ricordate che è next. No. Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi.